Amici del Piccolo Magazine, poco fa parlavo di Stella, ma qui dire Stella mi sembra... No, è poco, qui galassia, universo, tu sei tutto, la papessa, la nostra conduttrice del Miss Transeuropa 2024. Carissima, buonasera, sono felicissima di essere qui al Teatro Troisi, la mia faccia è un po' stanca ma perché almeno ho lavorato tanto, ma adesso è il momento di dare di più in assoluto, il massimo dell'energia, perché si concluderà questa kermesse con una regina pazzesca, ma la cosa bella è che non ce ne sarà solo una uscente, una entrante e tante altre che brilleranno. Abbiamo persone, ragazze che sono di altre nazionalità, effettivamente molto felici di essere qui e tutto fila liscio, è veramente è raro, quindi vuol dire che questo staff è stato perfetto, quindi staff vincente non si cambia l'anno prossimo. Piccola Magazine sempre con noi, anzi un grande ringraziamento e felice di aver visto la Margherita con noi, perché Margherita è sempre no, un piacere. Sai che ci conosciamo? Allora, lo so, amore mio, però noi del Piccole Magazine siamo anche un po' curiosi. Ieri ti abbiamo visto brillare in quel meraviglioso abito color corallo. Io sono un po'... No, sei un po' daltonica, in realtà era un rosa confetto. Visto che fare i confetti, tu dici che sono brava a fare i confetti. Stasera io ti amo. Quindi, sappiate che io amo questa donna sopra ogni cosa. Stasera dacci un indizio, non voglio, poi vogliamo sapere il colore. Un indizio? No, beh, un abito semplicissimo, semplice. Se non mi sbaglio, sposa perfettamente con la galassia e l'universo? Sì, è un po' sbrilluccicoso. Non diciamo altro perché ti vediamo tra poco brillare. Tanto le più belle saranno in passerella dopo. Ciao, Piccole Magazine. Miss Transeuropa 2024.